Già, filo diretto con gli ascoltatori, diamo il bentornato al primo cittadino di Castelgoffredo, di nuovo con noi, Alfredo Posenato, bentornato sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre, come sempre, invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo una delle ultime coordinate che abbiamo attivato, che è Facebook. Potete trovarci anche su Facebook, digitate il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Ci vedete, ci seguite, ci ascoltate, potete messaggiarci, teniamo la pagina aperta direttamente. Il numero per mandare gli sms è il 338 17 19 105, numero che funziona anche con WhatsApp. Il telefono è lo 0376 63 17 09, mail invece al diretta @temporadio.it. Allora, sindaco Posenato, cominciamo col palazzetto perché... Sì, volentieri, anche perché finalmente una prima notizia che, senza definirla buona, è comunque incoraggiante, in quanto abbiamo ricevuto appunto il decreto di dissequestro del palazzetto, quindi il PM, fra l'altro ricordo c'è stata una sostituzione del PM incaricato, in quanto la dottoressa Micucci, che era stata colei che aveva seguito la pratica fin dall'inizio, ha richiesto e ottenuto il trasferimento, quindi da un paio di mesi è insediato un nuovo pubblico ministero che si occupa appunto della vicenda. Noi siamo quindi in attesa, dopo il dissequestro, di poter avere accesso alla perizia depositata dal CTU, ovvero dal perito incaricato dal Tribunale, la quale speriamo, ci auguriamo, possa iniziare a fornirci delle prime indicazioni su come sia opportuno procedere. Non abbiamo al momento alcun elemento concreto sul quale poter iniziare a fare delle proiezioni, quindi aspettiamo di poter leggere questa perizia, dopodiché inizieremo appunto a trarre le conclusioni. La prima cosa che faremo è naturalmente cercare di comprendere l'entità dei danni che abbiamo subito e quindi quale sarà la spesa che verosimilmente si renderà necessario affrontare per poter ripristinare la piena utilizzabilità e fruibilità del palazzetto, nella speranza peraltro che non sia necessario procedere ad ulteriori distruzioni, quindi ad ulteriori smantellamenti di quanto è rimasto in piedi, e se saremo fortunati, quindi il danno complessivo dovesse risultare non troppo elevato, auguriamoci di poter iniziare a far fronte con le nostre risorse, con le prime risorse di rimborsi assicurativi, e che non si debba procedere in giudizio nei confronti di coloro che saranno verosimilmente ritenuti responsabili di questa sciagura che, ricordiamo, fortunatamente non ha comunque provocato vittime o feriti. Certo, certamente. Tra l'altro una cosa che mi ha stupito molto, ma non diciamo il nome della ditta, lo prego, non diciamolo, è che tra l'altro è un'azienda, quella che ha fatto il tetto, che sta in montagna, tra l'altro. Quindi dovrebbe... Ma cosa vuole? Io non ho motivo per dubitare che quando a suo tempo furono fatte le gare d'appalto, e qua non voglio entrare in valutazioni di merito se fosse opportuno fare il palazzetto o non fosse opportuno, ci mancherebbe altro, questo oramai fa parte della storia, ma non ho motivo di dubitare che le gare d'appalto siano state fatte seguendo dei criteri anche qualitativi, che quindi le aziende invitate o che comunque hanno poi si sono aggiudicate il bando fossero aziende del tutto accreditate, solide, in ordine e anche con una buona reputazione. Evidentemente qualcosa che non andava c'è stato, non possiamo che essere lieti che nella sciagura nessuno si sia fatto male. È evidente però agli occhi credo di tutti che non vi è certo responsabilità alcuna da parte dell'ente pubblico né di questa amministrazione, ma l'ho già detto e lo ribadisco, neanche di quelle precedenti. Probabilmente ribadisco, si tratta di un difetto strutturale. Aspettiamo di vedere gli atti e poi giungeremo alle conclusioni del caso. Benissimo, comunque i cittadini castellani hanno la speranza che un giorno, insomma, il palazzetto ci potrà tornare. Oserei dire che più che una speranza è una certezza. Ora il punto è quando, perché è del tutto evidente che se dovessimo riuscire a trovare un'intesa con le società di assicurazione, una volta che saranno riconosciute le responsabilità e quindi coloro che effettivamente hanno commesso degli errori dovessero, attraverso le società che li hanno assicurati, rispondere e rifondere dei danni, io credo che i tempi potrebbero anche essere relativamente brevi. Tuttavia, guardando un po' come si muovono le cose alla nostra latitudine, non mi è difficile immaginare che prima di scucire svariate centinaia di migliaia di euro, nella migliore delle ipotesi, o addirittura qualche milione nella peggiore,
ci sarà una certa resistenza da parte di chi verosimilmente questa responsabilità ce l'ha sulle spalle. Quindi auguriamoci che le prove, le evidenze delle responsabilità siano talmente chiare, talmente inoppugnabili da porci nella condizione di far forza su questo e quindi ottenere questi risarcimenti in tempi molto brevi. Se così sarà, i tempi non saranno biblici. Se non sarà così, allora potrebbe volerci anche qualche anno. So che tra gli avvocati c'è un detto che recita: causa che pende, causa che rende. Non c'è dubbio. Vede, se io continuo a dirlo anche ogni volta che c'è qualche cittadino che viene da me per manifestare una lite o comunque una così un'incomprensione con qualche vicino, con un socio, con un parente. Il mio suggerimento, e non me ne vogliono gli avvocati, è sempre quello di non adire per vie legali, ma trovare una bonaria ricomposizione, perché dalle cause gli unici che ci guadagnano sono gli avvocati, questa è l'unica certezza. Gli altri, chi più chi meno, sono sempre soccombenti, quindi è evidente che gli avvocati la pensano in maniera diversa dalla mia e quindi certamente ogni volta che c'è un'opportunità incitano alla lite, tuttavia almeno una buona parte degli avvocati, non voglio dire tutti, quindi l'augurio evidentemente è quello di non dover arrivare a giudizi civili in tribunale. Auguriamocelo, vedremo, non sono per il momento in grado di fare alcun tipo di previsione. Allora, va bene, stavo guardando alcuni messaggi, alcune mail, anche appunto salutiamo Morena, lei in pratica ha già risposto perché diceva quale sarà il futuro del palazzetto, un giorno lo riavremo, le ha detto appunto è certezza, bisogna vedere il quando. Esatto, il quando. Sì, sì, è solo un problema di tempo. Salutiamo Morena, comunque. Certo. Per quanto riguarda poi la manutenzione delle strade, perché ci pensavo questa mattina, tanti parlano a livello di media nazionali, ma anche locali, in tanti casi sembra che siamo sull'orlo dell'Armageddon, nell'imminenza di una sorta di Armageddon, qualcosa di questo tipo qua, perché c'è caldo, ma è anche luglio, agosto, voglio dire. Capitasse un'estate come quella dell'anno scorso, che non è stata un'estate, è stato un autunno più che altro. Ma guardi, qua si apre un fronte di discussione potenzialmente enorme, perché come ha detto giustamente lei, a luglio e ad agosto fa caldo, io continuo dicendo che normalmente in autunno cadono le foglie e magari a gennaio nevica. Ora stiamo parlando evidentemente di cose assolutamente ovvie legate ai cicli naturali del tempo. L'anno scorso abbiamo avuto un'estate del tutto anomala, quest'anno abbiamo un'estate se vogliamo anomala in senso contrario, perché è eccezionalmente calda e poco piovosa. Però sembra quasi che ci si voglia dimenticare dei cicli della natura e delle naturali precipitazioni. Ciò a cui siamo non ancora abituati è, per esempio, quando ci sono queste precipitazioni, come è accaduto in un paio di occasioni lo scorso anno, vedere eventi straordinariamente intensi, magari non così lunghi, ma comunque molto intensi, che purtroppo poi generano una serie di conseguenze. A questo proposito mi è gradita l'occasione per ricordare e sollecitare i cittadini, non solo quelli di Castelvetro, sia ben chiaro, ma è un invito che credo valga erga omnes, che se ognuno nel suo piccolo fosse nella condizione di potare le piante, perlomeno quelle che sporgono poi sul suolo pubblico, evitando che sporchino con il cadere delle foglie, pulire magari la parte antistante la propria casa, quindi il frontespizio di casa propria, per quei pochi metri che magari ci riguardano e ci competono, questo sarebbe già un significativo contributo per riuscire ad evitare che le precipitazioni, quando dovessero manifestarsi, possano avere conseguenze gravi. Non va dimenticato che purtroppo in Italia vige ancora un atteggiamento spesso di scarsa civiltà, dove la gente sembra che debba liberarsi più in fretta possibile dei rifiuti che produce, quindi anche dalla macchina, ributta dal finestrino il pacchetto di sigarette piuttosto che la bottiglietta d'acqua piuttosto che il fazzolettino appena utilizzato, e questo comporta evidentemente non solo un brutto spettacolo, perché abbiamo strade spesso non in ordine, ma di fatto quando poi ci sono delle precipitazioni, queste insieme alle foglie e ad altri rifiuti costituiscono un impedimento al fluire regolare delle acque nelle fogne. Poi è evidente che abbiamo anche un grave problema di natura manutentiva,
legato alla mancanza di fondi, perché se pensiamo solo alla nostra rete idrica a reticolo superficiale minore, abbiamo una serie di assolute inadempienze e assolute insufficienze che certamente non contribuiscono. A questo si sommano gli errori di pianificazione, si sommano una serie di abusi magari anche nella tombatura dei fossi o comunque di cose fatte certo non a regola d'arte, si somma la vetustà di alcune delle impiantistiche, basta pensare alle reti fognarie, le prime delle quali nei nostri centri storici in particolare sono vecchie di magari un secolo o comunque di decine e decine di anni, è impossibile pensare che tutte quante abbiano ancora la medesima efficienza. Nel frattempo cos'è accaduto? Che l'urbanistica si è fortemente espansa, i carichi sono aumentati, siamo di fronte ad eventi che una volta avremmo definito eccezionali, oggi stanno diventando, ahimè, di eccezionale gravità, di eccezionale intensità, ma non sono più eccezionali perché non avvengono una volta per secolo, ma avvengono quasi tutti gli anni, e quindi il concomitare di tutti questi eventi genera situazioni che poi non di rado travalicano nella sciagura, perché poi generano danni, eccetera, eccetera. Ci deve essere anche un atteggiamento collaborativo, come diceva John Fitzgerald Kennedy, non chiedere cosa il tuo paese può fare per te, ma cosa tu puoi fare per il tuo paese. Ecco, questo è una massima che in questi tempi, dove le risorse sono, ahimè, sempre più scarse, credo che se fosse adottata in maniera universale risolverebbe una parte significativa dei problemi quotidiani con i quali ci dobbiamo confrontare. Benissimo, per quanto riguarda la gestione, anche rimaniamo a livello locale, però io penso che lei possa per esempio capire quello che intendo. Già negli anni 80 si diceva, posso ricordare quello che intendo, già negli anni 80 si diceva che si sarebbe modificato il clima, lo abbiamo visto modificare, cioè abbiamo visto effettivamente verificarsi quelle che erano le previsioni degli scienziati, però la gestione dei comuni è rimasta la stessa, per esempio, cioè non è cambiato nulla, vediamo spazi erbosi o spazi verdi che vengono ridotti sempre più. Ma vede, non c'è dubbio che il modificato rapporto di contribuzione da parte dello Stato nei confronti degli enti locali sta determinando una scarsità di risorse sempre più grave, che purtroppo poi si traduce spesso in mancanza di manutenzione. È un tema questo straordinariamente delicato e credo sempre più centrale negli equilibri tra amministrazione centrale ed amministrazioni locali. Io da quando mi sono insediato insisto nel dire che i tempi delle vacche grasse sono sicuramente terminati, auguriamoci non per sempre, ma questa è una fase dove dobbiamo preoccuparci non tanto di pensare a nuove opere quanto semmai mantenere quello che abbiamo, ma anche razionalizzare. Faccio un esempio. In un anno solare ci sono 8.760 ore. Le scuole, che sono fra gli edifici pubblici più importanti a nostra disposizione, sono utilizzate mediamente per poco più di 1.000 ore all'anno. Per tutta la parte residua, che è largamente prevalente rispetto alla parte in cui vengono utilizzate, sono di fatto scatole vuote, edifici che non servono a nulla. E addirittura in molti casi, per ragioni normative, non è neppure possibile condurvi alcuna attività, perché questo non è proprio concesso, in quanto contaminazioni esterne risultano non compatibili con lo spirito, con la destinazione di questo tipo di edifici. Allora noi dobbiamo pensare, anziché andare a costruire nuovi spazi che rappresentano dei costi non solo per la realizzazione, ma costi soprattutto poi per le manutenzioni, che infatti poi spesso non vengono fatte, dobbiamo pensare di utilizzare in maniera più intensiva, più intelligente, più coordinata, più continuativa gli spazi che già abbiamo a disposizione. Su questo la fermo un attimino, Sindaco, ci fermiamo un attimo con il primo cittadino di Castel Goffredo, Posenato, ci troviamo tra un paio di minuti. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, ci troviamo assieme ad Alfredo Posenato, sindaco di Castel Goffredo. Si stava parlando, sindaco, dell'ottimizzazione degli spazi, delle risorse, degli stabili, delle energie, anche io metterei anche l'illuminazione, adesso sì. Non succederà a Castel Goffredo, ma nel vicino lago di Garda, per esempio, ci sono quartieri interi che sono abitati 20 giorni all'anno, che sono illuminati però 365 giorni all'anno, eccetera. Lei mi stava facendo fuori onda l'esempio di alcune associazioni. Sì, senza dubbio, noi abbiamo attive a Castel Goffredo svariate decine di associazioni, e è noto che tutte le associazioni naturalmente hanno bisogno di incontrarsi. La maggior parte di loro hanno quindi manifestato il desiderio o l'esigenza di avere una sede, e in quanto associazioni di pubblica utilità naturalmente vengono a richiedere spazi pubblici. Ora, però
come noi abbiamo già avuto modo di esprimerci con loro, non è più immaginabile, salvo che ci sia un'associazione che si incontra tutti i giorni, ma direi che ne abbiamo forse un paio su tutto il territorio, non è più immaginabile di poter garantire degli spazi esclusivi a delle associazioni o comunque a degli enti che magari vengono utilizzati 3, 4, 5 volte in un anno per un paio d'ore. Gli spazio uguale costo, questa è un'equazione dalla quale non possiamo più affrancarci, non possiamo più ignorare, e quindi l'esigenza è quella di riuscire a coniugare le necessità di ogni singola associazione facendola ruotare sui medesimi spazi, ma questo è un esercizio che richiede un minimo di sforzo iniziale, ma poi nel momento in cui la macchina è avviata i benefici sono del tutto evidenti. Peraltro lei ha parlato prima di pubblica illuminazione, evidentemente una cittadina come Castelgofredo che non ha, ahimè, la possibilità di ospitare flussi turistici importanti, non ha il problema di dover illuminare certi quartieri solo per un certo periodo all'anno, però noi ci stiamo sforzando oramai da più di 2 anni per trovare un meccanismo che ci consenta di finanziare nuovi strumenti di illuminazione pubblica, quindi proprio sulle strade, per poter ridurre l'impatto energetico e quindi prospetticamente poterne ridurre i costi. Qua è una partita delicata perché abbiamo 2 ordini di problemi, uno legato, diciamo, di natura economico-finanziaria, che poi travalica nel rispetto dei patti di stabilità. Sono regole difficilmente comprensibili dal comune cittadino, peraltro anche da chi come me si è avvicinato all'amministrazione. Fatto sta che bisogna seguire dei meccanismi assolutamente bizantini per riuscire a rispettare questi equilibri. L'altro è quello invece legato al fare un investimento comunque importante, che Castelgofredo ha oltre 3.000 punti luce, quindi ipotizzando un investimento medio di 500-600 euro per punto luce, stiamo parlando di un investimento che di quasi 2 milioni di euro, un investimento del genere che consentirebbe verosimilmente di risparmiare 200.000 euro all'anno, quindi che potrebbe pagarsi grosso modo nell'arco di 10 anni. Però il problema qual è? Oggi faccio un investimento, magari fra 5 anni esce una tecnologia che costa di meno e che consuma ancora di meno, e io rischio di aver utilizzato, tutto sommato non in maniera ottimale, i soldi dei cittadini. Allora cosa faccio? Nell'attesa che esca la tecnologia definitiva procrastino sempre sine die l'investimento? Beh, insomma, è il solito ragionamento di che chi vuole aspettare l'ultimo computer, il computer non lo compra mai, evidentemente. Saremo ancora l'illuminazione. Saremo ancora all'età della pietra. Allora a un certo momento evidentemente delle scelte vanno fatte. Noi siamo orientati a fare una scelta, credo che nel giro di pochi mesi saremo finalmente in grado di dare il corso anche a questo investimento. Allora, guardi, le leggo alcuni messaggi, sindaco. Volentieri. Perché cominciamo a scarseggiare purtroppo come tempo. Buongiorno, sulla strada per Carpenedolo hanno buttato dei sacchi nei fossi, qua a proposito. È un tema questo che abbiamo già affrontato tante e tante volte. Sappiamo benissimo che l'atteggiamento di alcuni soggetti scarsamente civili era prevedibile, esisteva anche prima che iniziassimo con la raccolta porta a porta. Siamo consapevoli che ci sono alcune infedeltà sul territorio, posso dire che le stiamo perseguendo e che abbiamo già combinato parecchie contravvenzioni. Allora, vediamo, possibile che da quando c'è la casetta dell'acqua, aggiungo sì. Io, cioè, abbiamo tutti tanta sete, damigiane, taniche, eccetera, cioè, questo è un atteggiamento anche qua, diciamo, scarsamente responsabile da parte di alcuni cittadini che ignorano anche quanto c'è scritto la casetta dell'acqua, ovvero che bisognerebbe portare via non più di un certo numero di litri per volta e al giorno, e utilizzare solo contenitori che siano al massimo di 1,5 litri. Ora, non penso che il problema sia utilizzare contenitori di 2 litri, visto che ci sono anche bottiglie di questa capienza. Il problema è se uno si presenta lì con una tanica da 25, evidentemente questo è un altro paio di maniche. Allora, le leggo un altro messaggio. Sindaco, io risiedo a Castelgofredo da 25 anni, devo dire che, esclusa l'amministrazione Faganelli, lei è veramente capace, impegnato, sono orgoglioso di abitare qua, ci sta la sicurezza con la polizia locale sempre presente. Aurelio, che salutiamo. Probabilmente è uno pseudonimo, immagino sia un parente, per spendere parole così. Così positive. Invito chi ha mandato un messaggio che termina con parecchie famiglie, e mi chiedo se nell'era dei computer non si poteva mandarle prima.
di mandarci la prima parte del messaggio perché non ce l'ho, quindi non riesco a capire che cosa voglia dire. Le chiedono se è possibile usare i profughi per sistemare le buche per le strade. Allora, è un tema che mi è molto caro. Quando abbiamo avuto il primo insediamento di profughi sul nostro territorio, oltre un anno fa, è una domanda che io feci, ovvero poter utilizzare i profughi. Credo di essere stato anche uno dei primi ad avere questa intuizione, proprio perché ritenevo che in definitiva il nostro territorio dimostrava un certo tipo di disponibilità. Avere un ritorno di disponibilità da parte di questi signori, che peraltro di solito si annoiano anche perché non hanno molto da fare, potesse essere una magnifica maniera, da un lato per favorire anche l'integrazione, e dall'altro, in definitiva, visto che per alcuni di loro l'obiettivo è quello poi di trovarsi un lavoro, di potersi integrare veramente nel tessuto sociale, di rendersi visibili in chiave positiva. Credetemi che ci sono un'infinità di problemi legati per esempio agli aspetti assicurativi, quindi lavorare sulle strade presuppone anche l'assunzione di qualche seppur minimo rischio, e quindi il rischio che magari uno venga investito o che semplicemente si faccia male utilizzando un attrezzo non è facilmente copribile sotto un profilo assicurativo. Qualche cosa abbiamo già fatto, perché un nostro profugo per un certo periodo è stato un volontario e quindi ha lavorato di concerto con i nostri operai comunali, dando peraltro un significativo contributo. È un tema sul quale abbiamo massima attenzione e posso garantire che continueremo a cercare di utilizzarli al meglio. Tra l'altro stavo guardando, per quanto riguarda altri stranieri, non profughi, c'era una mail, mi pare, nella quale la ringraziavano. Dunque, salve sindaco, Pisciotta fa un grandissimo lavoro e lo ringraziamo tutti. Ecco, no, questa è un'altra, dice Salvo, ci sono altre, ancora troppe persone che trasformano le strade, specialmente in zone industriali, in piste di Formula 1 di notte. È un tema anche questo molto sensibile. Io, insomma, senza voler fare lo sceriffo, rimango convinto che oltre ad avere anche pattugliamenti notturni, e a questo proposito abbiamo fatto un accordo con la nostra polizia locale che sta facendo effettivamente un buon lavoro, soprattutto nel periodo estivo, per presidiare durante i weekend in modo particolare, ma non solo, le nostre strade, ma rimango comunque convinto che la presenza dei rilevatori di velocità sia uno strumento purtroppo irrinunciabile. Lo scopo non è far cassa, lo scopo è dissuadere le persone ad avere comportamenti che sono di fatto pericolosi per loro e per gli altri. Eccolo qua, il messaggio era telegrafico. Cinesi, possiamo mettere due punti, bravo lei e Pisciotta, cioè appunto perché avete comunque controllato. Un argomento sul quale ci eravamo impegnati, che io ritengo essere assolutamente centrale, peraltro fa parte della strategia che è collegabile alle nostre attività sul tavolo della crisi della calza, alle tentative di rilancio, e quindi è evidente che se non siamo in grado di esercitare un controllo molto forte e puntuale su queste attività in odore di illegalità, non andremo lontano. Quindi la volontà è quella di proseguire, abbiamo un piano, i controlli vanno avanti in maniera incessante, e naturalmente ribadisco, leviamoci dalla testa il sillogismo cinese uguale farabutto o comunque furfante. Sappiamo che c'è un tasso di illegalità straordinariamente preoccupante all'interno di questa etnia, ma questo non vuol dire che siano tutti quanti dei lestofanti. Quindi assolutamente, assolutamente, sono anche un'antichissima civiltà. Dunque, un messaggio, poi dopo ne leggo un altro sull'argomento. Dice sindaco, cosa pensa della polemica SICAM? È una cosa che mi lascia alquanto perplesso, perché da un lato io frequento con una certa intensità SICAM, sia nella mia qualità di socio pro tempore, in quanto sono sindaco e Castelgofredo è uno dei soci più significativi, con circa il 14% di SISAM / SICAM, dall'altro ho anche l'aggravante di essere presidente del comitato unico di controllo analogo. Ho avuto modo di confrontarmi con loro e loro mi hanno, nei tempi passati, quando ricevettero appunto i controlli da parte dell'ente preposto, mi avevano assolutamente tranquillizzato dicendo che erano usciti in maniera cristallina da questi controlli. Ho letto questa mattina quanto è uscito sulla Gazzetta di Mantova. Mi riprometto di fare una chiacchierata col presidente Ogliosi per poter avere qualche chiarimento. È opportuna la loro volontà di non fare dichiarazioni in questo momento, già che ci sono ancora in corso le opportune controdeduzioni. Naturalmente, in qualità di socio, conto di poter avere qualche informazione in più. Credo che ci sia stata anche un po' di strumentalizzazione, in tutta franchezza.
in questi mesi da parte anche di alcuni che, per carità, sicuramente con delle motivazioni, hanno un po' soffiato sul fuoco. Io voglio giudicare i fatti, quindi al momento certo. Non ho sufficienti elementi per poter esprimere giustamente giudizio. Salutiamo Angela che dice: lei pensa di uscire da Sisam? Punto di domanda. Ma al momento, in tutta franchezza, non ne ho motivo. Poi io l'ho già detto e lo ribadisco: sulla base del piano Cottarelli e sulla base di quelle che sono le volontà di questo governo, che peraltro mi sento nella sostanza di condividere, c'è sicuramente in corso una fortissima razionalizzazione di queste società partecipate, e quindi, se devo essere franco, io ho motivo di ritenere che nel medio periodo SICAM non possa che essere costretta a pensare a fare delle alleanze. Se poi le dovrà fare con Tizio o con Caio, questo evidentemente è un elemento sul quale è prematuro esprimere giudizi finali. Poi c'è un messaggio, dice: il bere, ma con la R però, trionferà sempre sul male, immagino sia qualche burlone che voleva fare un gioco di parole. Allora, ci sono altri due messaggi che le associo: la minoranza di Castelgoffredo è sparita grazie a lei, e un altro dice: Posenato, buongiorno, una curiosità, ma da noi esiste un'opposizione, chiede Franco. Ma guardi, mi si è permesso dire due cose: abbiamo addirittura 4 gruppi consigliari all'opposizione, che devo dire in qualche occasione hanno fatto un'opposizione costruttiva, in qualche altro un'opposizione un po' ideologica. Nei confronti della prima, io mi auguro che non venga mai meno, perché abbiamo anche dato dimostrazione in più di un'occasione in Consiglio Comunale di accettare, di ricevere e anche di adottare alcuni dei loro suggerimenti. Quindi l'opposizione ha un ruolo, secondo me, fondamentale in ogni amministrazione. Quindi bene che ci sia, il pensiero unico non mi è mai piaciuto, non mi piace certamente neanche nella veste di sindaco, spero di cuore di non averla fatta sparire io l'opposizione. Poi dobbiamo ricordare che alle prossime elezioni mancano quasi 3 anni, quindi sono sicuro che qualcuno dell'opposizione, che magari in questo periodo è stato un po' meno presente, un po' meno attivo, probabilmente ritornerà ad essere protagonista prima delle elezioni. Probabilmente è arrivata la prima parte del messaggio. Allora dice: caro straniero che chiedi elemosina con insistenza, ricorda la nave che ti ha salvato dalle onde, il centro di accoglienza che ti ha sfamato, il medico che ti ha medicato, il comune che ti aiuta. Questi servizi per te gratuiti sono pagati con le tasse da noi. Questo è un lungo messaggio. Questo è certamente vero, peraltro non va dimenticato che questo è un problema che riguarda varie parti del mondo a rotazione. Noi siamo stati un popolo di migranti fino a qualche di massa fino a qualche tempo fa. Ancora oggi purtroppo assistiamo a quantità crescenti, soprattutto di giovani, e soprattutto di giovani qualificati che vanno a vendere le proprie capacità e a prestare i propri servizi in altri paesi. È vero, è un fenomeno che sta diventando straordinariamente importante anche dal punto di vista numerico, e che diventa sempre più difficile sostenere con le scarsissime risorse a disposizione. Non un tema troppo grande sul quale sarebbe ingiusto liquidare in 30 secondi. Tra l'altro abbiamo purtroppo praticamente già finito il tempo, quindi le chiedo, allora le leggo un messaggio, dice: pensate di aiutare chi è castellano da sempre, paga le tasse, io vedo sempre figli stranieri che hanno tutti i diritti dopo i nostri. Io credo che ci sia una parte di verità e una parte di millanteria, perché vivendo in comune una parte significativa del mio tempo, posso dire che ho modo di incontrarmi con soggetti di etnie diverse dalle nostre, ma anche con tantissimi indigeni, e posso garantire che la crisi sta mietendo vittime fra tutti. Quindi abbiamo anche tanti cittadini italiani e castellani che devono quotidianamente ricorrere a qualche forma di aiuto per riuscire a campare, purtroppo, e me ne dispiace moltissimo. A tale proposito, in chiusura la prego telegrafico, perché proprio devo chiudere, i lavori per il tavolo della calzetteria come vanno? Stanno andando avanti, diciamo un po' a rilento anche a causa della fermata estiva. Abbiamo avuto un incontro anche la scorsa settimana, siamo in fase di redazione di un business plan da presentare al Ministero. Ho motivo di ritenere che a settembre dovremo finalmente essere in dirittura d'arrivo. Speriamo che poi il nostro lavoro produca qualche effetto. Benissimo. Io le leggo altri messaggi ancora, giusto per farglieli conoscere. All'Alto Mantovano servono collegamenti, Mantova però non vuole. Si può scavalcare la provincia?
È sempre complicato perché sempre. Se si parla per esempio di APAM, APAM è un organismo comunque provinciale ed è quello che si occupa comunque dei collegamenti, se è a questo a cui si faceva riferimento. Se invece si parla di strade, lì apriti cielo, perché non abbiamo, la provincia non ha neanche i soldi per le manutenzioni, figuriamoci. Saluto anche Ivana di Castel Goffredo che mi ha mandato solo l'ultima, è arrivata l'ultima parte del messaggio. E salutiamo tutti quanti, con piacere. Ringraziamo tantissimo Alfredo Posenato, primo cittadino di Castel Goffredo. Grazie a voi e colgo l'occasione per augurare buone vacanze a tutti. Grazie.